storia naturale e società italiane di scienze naturali, la quale compie il suo 150° anno di vita. E in questa occasione ci è parso estremamente, come dire, congruo collegare uno degli argomenti attuali più importanti per il nostro, tra virgolette, sopravvivere, che è quello dei cambiamenti climatici in atto, cambiamenti che comunque ormai nessuno può più negare nel loro manifestarsi, e che ci hanno dato appunto l'occasione di ritrovarci tutti insieme con soprattutto la parte esperta che è costituita da glaciologi. Io ringrazio qui il Servizio Glaciologico Lombardo per aver partecipato con entusiasmo a questa manifestazione e aver collaborato anche nell'organizzazione. È l'occasione per fare un attimo il punto su questa situazione che coinvolge tutti gli aspetti, diciamo, della biosfera in questo momento, da quelli di natura più sopravvivenziale logistica a quelli, per certi organismi, a quelli di natura culturale, vera e propria, umana, storico, culturale, economica, eccetera. Quindi su questo spunto noi abbiamo qui un programma, scusa Carlo se me lo ripassi un attimo, grazie. Abbiamo qui un programma che sembra abbastanza ben nutrito, che si svilupperà tra mattina e pomeriggio, con comunicazioni prevalentemente naturalmente di natura geologica e glaciologica, perché è il punto centrale del discorso, e alcune comunicazioni che metteranno l'accento su come sono coinvolti i diversi tipi di sistemi biologici in questo insieme di cambiamenti. Devo dire così che sto vivendo anch'io questi cambiamenti come tutti li stiamo vivendo, magari anche prendendoci influenze fuori stagione piuttosto che raffreddori strambi, devo dire che sto cercando di prendere la cosa, pur con la preoccupazione di aderire il più possibile a dei progetti di prevenzione e di riassestamento del clima, però siccome sono costretto intanto a subirlo, questo cambiamento, cerco di prendere gli aspetti meno negativi. Allora da botanico, io sono botanico, devo dirlo, che per esempio almeno l'unico aspetto positivo del periodo è che io posso tenermi qui all'orto del Biolab o a casa mia delle piante che ormai gli inverni li passano tranquillamente senza nessun problema, quando nel gergo agronomico internazionale si dice che dovrebbero appartenere alle cosiddette zone USDA 10A, 10B, 9A, 9B, che sono le zone a clima più elevato. Bene, oggi queste piante si stanno dimostrando perfettamente capaci di passare i nostri inverni senza danni particolari. Allora, che cos'è? È una tragedia, e insomma sono tante cose insieme, difficile dire che cosa possa essere, e quindi prendiamola così com'è, è da studiare. Allora, quale occasione migliore per studiare, per tirare fuori questo argomento?